Daru piace Lega Hyrule. Ciao a tutti, da Emanuele di Lega Hyrule. Nel corso della saga abbiamo incontrato tre Ganondorf diversi. In questo video proveremo ad analizzare le motivazioni che li hanno spinti ad attaccare Hyrule. Il Ganondorf che sinora abbiamo affrontato per un numero maggiore di volte è colui che nasce nel periodo della guerra di unificazione di Hyrule, verificatasi poco prima dell'era dell'eroe del tempo. In Ocarina of Time è un giovane re con l'ambizione di diventare il sovrano assoluto non solo del popolo Gerudo, ma mette in opera un piano di invasione di Hyrule al fine di impossessarsi dei tre triangoli della Triforza per, con essa, conquistare il mondo intero. Alla fine delle vicende del gioco, il suo destino si divide nelle tre linee temporali che sorgono a causa dei differenti eventi che si verificano nel passato e nel futuro generate dai viaggi nel tempo dell'eroe. Nella linea temporale dell'eroe sconfitto riesce a ottenere l'intera Triforza come voleva, ma Zelda e i saggi riescono a confinarlo nel Sacro Reame che, come si vede in A Link to the Past, egli ha corrotto e tramutato nel mondo delle tenebre. In questa linea temporale, il Ganondorf di Ocarina of Time non riacquista più la forma umana, poiché è stato corrotto dall'ebbrezza di essersi impadronito dell'onnipotente potere della Triforza, dopo aver ucciso l'eroe del tempo. Inoltre, nemmeno muore definitivamente, bensì continua ripetutamente a liberarsi dai sigilli e persino a ritornare in vita, come si vede, per esempio, in A Link Between Worlds e negli Oracle. Nella linea temporale dell'eroe del tempo adulto, che sorge dopo che l'eroe sconfigge Ganondorf tramutatosi in Ganon, che Zelda e i saggi imprigionano in un sigillo con i loro poteri combinati, Ganondorf riappare molto più adulto, circa cinquantenne. È più maturo e fornisce motivazioni più profonde rispetto alla sola brama di conquista. Nel suo monologo finale ci rivela essere stato invidioso del vento fertile che soffiava sopra Hyrule, ben diverso dal vento arido di morte che sferzava il suo deserto. Ci fa intuire che facendo ricorso alla Triforza avrebbe potuto dare al suo popolo la stessa terra ricca di vita quanto Hyrule. Ma è proprio così? Questo bel racconto non sembra essere stata la vera motivazione iniziale, bensì una che si è costruito egli stesso nei secoli in cui è stato esiliato. Asserisco questo perché, come riportano le pergamene all'inizio del gioco, prima delle vicende di The Wind Waker, Ganondorf era già tornato una volta, con la medesima brama di conquista e distruzione, e le dee, per fermarlo, lo sigillarono insieme a tutta Hyrule sotto al Grande Mare. Non lasciamoci abbindolare dalle parole di Ganondorf, perché esse sono una distorsione di quanto effettivamente egli ha compiuto. Un sovrano veramente giusto non avrebbe nemmeno pensato di sacrificare un popolo per il bene di un altro. Ganondorf avrebbe potuto conquistare Hyrule, dato che gli stati posseggono, anche se nella nostra epoca non più, lo Ius ad Bellum, e quindi alla guerra, per quanto sia un gioco orribile, si può legittimamente fare ricorso. Ma dopo aver espanso i propri domini, avrebbe dovuto trattare egualmente i Gerudo e gli Ailia, poiché non sarebbero più stati divisi, ma due popoli in un unico paese, governati dalle medesime leggi. Ma la realtà è che a Ganondorf non importava del verde di Hyrule, non importava del benessere dei Gerudo. A Ganondorf è importato sempre e solo di sé, di diventare il dio di un nuovo mondo, a qualsiasi costo altrui. Nella linea temporale dell'eroe del tempo bambino,
che sorge dopo che l'eroe torna nel passato e racconta alla famiglia reale ciò che accadrà nel futuro, fornendo come prova la triforza del coraggio che ha con sé, Ganondorf è subito tratto in arresto per ordine del re di Hyrule e giustiziato, per evitare preventivamente che acceda al sacro reame e ottenga la triforza. Purtroppo, poiché l'eroe è tornato nel passato con la triforza, gli altri due prescelti hanno ricevuto gli altri due triangoli. Non c'è il paradosso temporale per cui sono presenti due triforze del coraggio. Sebbene inizialmente Ganondorf fosse ignaro di questo dono, al pari dei saggi stessi, la sua protezione lo dotò della forza per resistere e opporsi all'esecuzione. E i saggi boia, terrorizzati, lo esiliarono nel Regno del Crepuscolo, un luogo di punizione per chi minaccia il mondo della luce, in cui perse la forma corporea. Il punto debole dell'accusa mossa a Ganondorf risiede nel fatto che egli è stato condannato senza che abbia commesso alcun crimine al momento. Come si vede nel film Minority Report, sebbene un crimine sia previsto che possa essere commesso, tuttavia non è certo che lo sarà effettivamente, perché il destino di ogni uomo, persino quello dei prescelti, è assolutamente libero. Dipende dalle scelte che ognuno singolarmente decide di compiere. Fino all'ultimo istante, Ganondorf avrebbe potuto decidere di non muovere guerra contro Hyrule. Certo, probabilmente ciò non sarebbe mai avvenuto, e comunque sia, persino nel nostro codice penale esistono dei reati legati ad attività criminali future, come la pianificazione di attacchi terroristici. E Ganondorf ha premeditato di causare una guerra tra Gerudo e Ailia. Su questo non si può chiudere un occhio. Però, in Twilight Princess, la motivazione che spinge Ganondorf a invadere Hyrule non è più la sola brama di conquista, ma è diventata sete di vendetta per essere stato condannato secoli addietro, ingiustamente, secondo lui, poiché pur avendo premeditato di invadere Hyrule, non ha potuto mettere in opera l'invasione, e perciò, secondo il suo punto di vista, è ancora innocente. Pur essendo di circa la medesima età del suo altro se stesso della linea temporale dell'eroe adulto, al Ganondorf della linea temporale dell'eroe bambino non frega niente dei Gerudo e del vento fertile di Hyrule. Qui brama solo vendetta. Vuole fare soffrire e uccidere gli eredi della principessa e dell'eroe che secoli prima lo esiliarono. Nel suo oblio nel Regno del Crepuscolo ha coltivato odio e vendetta, fino a quando ha trovato una patetica ombra con sentimenti affini ai suoi che ha potuto sfruttare per liberarsi. Nelle altre due linee temporali non sono ancora comparsi nuovi Ganondorf. Invece, nella linea dell'eroe bambino, dopo gli eventi appena presentati, tra i Gerudo nasce un nuovo maschio, omonimo, antagonista del gioco Forsworld Adventures, che però non incontriamo in forma umana, ma solo dopo che si è trasformato in Ganon facendo ricorso al potere oscuro del tridente. Anche costui brama il potere e ha sete di conquista. Ma, grazie alla quadrispada impugnata da un eroe diviso in quattro, la sua minaccia dura poco. E adesso arriviamo a Tears of the Kingdom, nel quale Ganondorf pronuncia una frase molto forte durante la battaglia finale. Corpo, anima, sacrificherò tutto! Ogni singola parola di questa frase è importantissima per capire la psicologia di questo terzo, o forse primo in ordine cronologico, Ganondorf. Cominciamo da corpo, il quale cambia aspetto ogni volta che si trasforma. La trasformazione in re dei demoni e, nei titoli antecedenti, nell'animalesco Ganon, sembra essere sempre una scelta consapevole. In Ocarina of Time, e soprattutto in Twilight Princess,
Ganon è una trasformazione a cui Ganondorf ricorre in un momento di necessità e che è reversibile. In questi due giochi e in Fortune Adventures, dentro l'esteriorità del demone Ganon si conserva l'interiorità, la mente, la coscienza, la volontà dell'uomo Ganondorf, nonostante ogni suo sentire, quali la forza, la brama e l'ira, vengano amplificate a dismisura. Passiamo ad anima, parola che ci fa capire che Ganondorf è una persona spirituale, è un credente. In effetti, per esempio, un satanista crede in Dio persino più rispetto a un cristiano, perché per essere certo dell'esistenza del diavolo deve essere certissimo dell'esistenza di Dio. Dunque Ganondorf, per diventare re dei demoni, deve credere nelle divinità alle quali opporsi. Certo, per le popolazioni di Hyrule è facile essere credenti, dato che alcuni esseri spirituali abitano sulla terra, possono essere visti e agiscono attivamente sul destino del mondo. Tanto più che Ganondorf si trova di fronte ad alcune tra queste divinità e ad altri esseri spirituali minori, come gli Zonau, considerati divinità perché provenienti dal cielo, anche se non sembrano esserlo davvero, i saggi, le gemme segrete, gli spiriti della luce e la Triforza. Ganondorf deve per forza essere credente, proprio perché è alla ricerca del potere sacro. Se non ci credesse, non crederebbe possibile l'esistenza di oggetti in cui è condensata una parte del potere delle divinità. A sua volta, Ganondorf vuole diventare una divinità, il dio di un mondo nuovo, del mondo delle tenebre, abitato dai demoni. Meglio regnare all'inferno che servire in paradiso. La falla nel suo piano è che un oggetto sacro come la Triforza, per quanto sia onnipotente e perciò infinitamente superiore rispetto alla forza di qualsiasi creatura, uomini o demoni che siano, tuttavia è infinitamente meno potente rispetto alle tre dee dorate che l'hanno creato, poiché il suo potere deriva da loro e ne è solo una misera frazione. La vana illusione in cui Ganondorf non si rende conto di essersi perso è la seguente. Egli non sarà mai, nemmeno se in possesso della Triforza intera, altrettanto potente quanto Din, Nairu e Faror. Ora veniamo alla parola che mai mi sarei immaginato di sentire proferire dalla bocca di Ganondorf. Sacrificherò. Come vi ho fatto capire finora, le trasformazioni degli altri due Ganondorf in Ganon non sono mai un sacrificio. Vero, il suo ritorno richiede un sacrificio, come mostrato in A Link to the Past, negli Oracle e in The Adventure of Link. Ma si tratta sempre di sacrificare qualcun altro, le vergini, Zelda o l'eroe, a vantaggio di Ganon. Ganondorf è colui che sfrutta e sacrifica gli altri. Per questo gli piace trattare gli altri come fossero marionette nelle proprie mani, quali semplici mezzi per conseguire ciò che vuole, senza mai spartire niente con loro. Dopo essere stato sconfitto dall'eroe del tempo, Ganondorf non si arrende, non si dispera e dunque non si sacrifica, ma all'opposto si arrabbia, diventa furioso e, sfruttando il potere della Triforza della Forza, esaspera o amplifica il proprio essere. In un certo senso si può dire che per Ganondorf Ganon corrisponda a una liberazione dai vincoli fisici e mentali di un semplice essere umano e diviene libero di essere pienamente se stesso, nel modo in cui egli vuole essere, il re dei demoni, il cui potere non è meramente convenzionale, politico o sociale come un sovrano qualsiasi, ma è egli stesso a traboccare di potere, al punto da poter essere e fare ciò che vuole, persino trasformare la realtà. Vale lo stesso in Forsworth Adventures e un po' meno in Twilight Princess,
poiché qui si trasforma in Ganon più per sovrastare fisicamente l'eroe, dato che poi preferisce farla finita in sembianze umane. In Tears of the Kingdom la trasformazione in drago è una cosa totalmente diversa, e perciò non sono poi così sicuro che le gemme segrete siano di origine divina. Potrebbero non essere intrise di potere sacro, ma di un potere magico di altra origine. Negli altri titoli, Ganondorf non diventa Ganon perché corrotto dalla Triforza, ma da se stesso. La Triforza concede al possessore di realizzare il suo desiderio, indipendentemente che sia buono o cattivo, poiché essa non giudica il bene e il male, compito esclusivo delle dee. Diversamente, le gemme segrete condannano Ganondorf e Zelda, ed entrambi ne sono consapevoli quando le ingurgitano. Zelda ha un motivo per sacrificarsi: custodire la spada suprema per un'enormità di tempo. Ma Ganondorf? Sacrificarsi per vincere una battaglia mi sembra una motivazione discutibile, sebbene essere rimasto sigillato per innumerevoli ere deve averlo scocciato parecchio, e dato che prima di sacrificarsi assume la medesima posa che aveva quando Zelda e Link lo hanno trovato, potrebbe aver avuto timore di ritornare sottoterra. Gli altri Ganondorf si battono fino alla morte, senza mai cedere né arretrare, tanto valorosi da morire in piedi. Il sacrificio di sé non è proprio nelle corde di Ganondorf. Non rinuncia a un attacco frontale per paura, ma per intelligenza strategica. Non si inginocchia dinanzi a Raoul per devozione, ma al fine di avvicinarsi alle gemme segrete. Ganondorf sacrifica le Moldenottere, sacrifica Spettro Ganon, sacrifica i boss e tutti i propri sottoposti, ma non se stesso. Alcuni potranno morire, ma è un sacrificio che sono pronto a fare. L'utilizzo della gemma sacra per trasformarsi in drago sembra essere dunque l'ultima risorsa, l'ultima carta da giocare, l'ultima possibilità rimasta a un Ganondorf che si sente messo all'angolo. Un Ganondorf disperato, un Ganondorf che ha davvero paura di morire o di finire nuovamente sigillato. Il suo ego vacilla, la sicurezza che ha in sé viene meno, ed è per questo motivo che decide di rinunciare a sé, finanche alla propria anima. Dov'è, o re dei demoni, il tuo pungiglione? Nonostante la propria immane possanza, il superbo portatore di morte e distruzione non può fare altro che arrendersi dinanzi alla soverchiante energia della luce e della vita portate da un ragazzino mortale, come accaduto al principio e più volte nei secoli dei secoli. Se questo video vi è piaciuto, fateci sapere che cosa ne pensate lasciando un commento qui sotto. E mi raccomando, continuate a seguirci. A presto!